Siamo Vore e siamo nell'ufficio del sindaco Diego Giusti, perché oggi ricorre l'anniversario, il centenario del comune di Vore. Signor sindaco, buongiorno. Oggi siamo venuti qua perché ricorre il centenario del comune di Vore. Purtroppo però non si è potuto festeggiare niente perché purtroppo il Covid è tornato. Speriamo che finisca presto, allora sicuramente riuscirà a fare una manifestazione per ricordare il centenario di questo comune? Allora, buongiorno a tutti, grazie a voi di Valceno Web per essere venuti qui a questa conferenza stampa di oggi pomeriggio. Appunto, come ho detto prima nel discorso, celebrare il centenario di un comune in questo modo può ed è effettivamente un po' triste. Purtroppo il Covid e i ripetuti di PCM non ci permettono di fare una manifestazione in grande stile come pensavamo. Quindi, per il rispetto chiaramente delle norme, anche della tutela di tutte le persone che qui vivono, abbiamo deciso di limitarci oggi a questo discorso. Un discorso, devo dire, che è stato molto profondo e molto sentito da parte di tutta l'amministrazione, e l'anno prossimo, sempre che le condizioni sanitarie ce lo permettono, vorremmo, appunto come ho detto anche prima, fare una celebrazione solenne per festeggiare chiaramente il centenario del comune di Vore e ricordare tutti coloro che in prima persona hanno amministrato questo comune in questo secolo. Senta, signor sindaco, sicuramente questo ritorno di questa pandemia avrà bloccato anche i lavori che lei aveva in programma per il comune, oppure no? Purtroppo questa pandemia sta creando problemi in tutti i sensi. Come avevamo annunciato veramente tante volte ai consigli, dovevamo partire con delle grandi opere come per esempio la riqualificazione di Via Roma. Purtroppo a causa della pandemia, a causa diciamo del lavoro arretrato che le aziende si sono ritrovate a dover affrontare, anche i nostri lavori di riqualificazione purtroppo passeranno all'inizio dell'anno prossimo, però comunque sono programmati e ci sono. Nonostante tutto, comunque quest'estate siamo riusciti ad aprire e concludere dei cantieri, come per esempio abbiamo efficientato il municipio e lo studio medico, abbiamo ripristinato e messo in sicurezza le strade campestri, messo in sicurezza il parco giochi, creato e allestito in modo più accogliente e migliore rispetto a come era prima. E adesso ci stiamo orientando chiaramente verso altre iniziative, verso altri bandi anche, però i lavori che erano programmati purtroppo non sono partiti, solamente uno non è partito, che era quello più grosso e più importante, però questo non vuol dire che non verrà fatto, ma solamente si ritarda di qualche mese. Un'ultima domanda, poi la lasciamo ai suoi impegni naturalmente. Lei è in carica da poco come sindaco. Se deve fare un bilancio su questa sua avventura, cosa ci può dire? Ecco, questa è una domanda molto complessa. Ci sarebbe da stare qui delle ore intere per raccontarla, ma cerchiamo di essere sintetici. Non mi pento assolutamente di essermi candidato, e soprattutto ringrazio ancora tutti coloro che ci hanno dato la fiducia e coloro che magari ce la daranno o ce l'hanno data vedendo i fatti. Il comune è un comune complicato, la situazione che abbiamo preso non era già semplice in partenza, perché chiaramente un sindaco che entra i primi anni almeno mette a posto l'arretrato, quello che non è stato messo a posto prima. E inoltre ci si è messa di mezzo anche la pandemia, questo non me lo sarei mai aspettato, cioè, ma proprio è stata una cosa che forse nessun sindaco, anche il più navigato, come si dice, il politico più navigato, si aspettava. Devo dire che non sono pentito, ogni tanto chiaramente salgono i momenti di sconforto, se vogliamo, perché uno si riesce a fare una determinata cosa
o perché si notano dei comportamenti di astio nei confronti dell'amministrazione, come dire. Nonostante tutto, noi andiamo avanti a testa alta perché siamo convinti di fare bene, che questa sia anche la strada giusta per il paese, sempre pronti però all'ascolto di qualunque segnalazione, sia in senso negativo che positivo, come dico sempre, prima o poi arriviamo, bisogna solo attendere. Quindi diciamo un bilancio tutto sommato positivo, un comune che stiamo ricostruendo poco, poco alla volta, ma un comune che dà anche delle soddisfazioni. Benissimo, signor Sindaco, grazie per la sua ospitalità e le facciamo tanti auguri per il suo lavoro in questo periodo così difficile. Grazie, grazie a voi.